Siamo qua per la quinta volta, per il quinto anno, per la Trans Freedom March, per commemorare le persone transessuali uccise nel mondo a causa della violenza transfobica. E a Torino abbiamo deciso di farlo con una marcia, perché ci sembrava giusto che oltre a ricordare ci fosse anche modo di rivendicare diritti, non solo per le persone transessuali che in questo momento sono le più oppresse, ma per tutte quelle persone che vedono in questo momento ristretti i propri diritti. Per cui marciamo per far vedere che ci siamo con i nostri corpi, con le nostre richieste, e arriveremo in Piazza Castello dove leggeremo i nomi delle vittime di quest'anno del 2018. Quali sono le vostre richieste? Allora, le nostre richieste sono innanzitutto di cambiare la cultura delle persone, cioè capire che le donne e gli uomini transessuali sono come tutte le altre persone, che hanno bisogno di lavorare, di avere una casa, di poter studiare, e quindi la legge in questo paese dovrebbe fare un passo avanti e adeguarsi e fare in modo che le persone possano avere dei documenti che rispecchiano la propria identità di genere, e che però la società sia pronta ad accogliere, che non si abbia paura, ma che si abbia il coraggio anche nei posti di lavoro di assumere una persona per quelle che sono le sue competenze, non per quella che è la sua l'apparenza o la sua visibilità o il fatto che possa essere disturbante tra virgolette rispetto alle altre persone, e andare alla sostanza di quello che le persone sono e non fermarsi all'apparenza. Il coordinamento Torino Pride da sempre si occupa delle discriminazioni, dell'uguaglianza, e chi più delle transessuali in questo paese oggi, ma nel mondo, è vittima di disuguaglianza e di discriminazione. I numeri sono sempre crescenti degli omicidi e delle aggressioni, e noi siamo qui per lottare insieme a loro per il riconoscimento pieno della loro identità, del loro diritto di esistere, di parlare. E a proposito, infatti, abbiamo organizzato con l'associazione Sunderan e con Sandè. Quindi siamo qua al fianco loro perché è una battaglia che riguarda tutti, è una battaglia non solo di diritti civili ma di diritti sociali che vanno di pari passo, è un attacco alle donne e alle donne transessuali, è un attacco proprio al genere femminile in tutta la loro pienezza, perché chi più delle transessuali si allontana dal progetto dell'uomo alfa, quindi sono vittime doppiamente, due volte. Sono stati fatti dei passi avanti? Questa cosa dipende dai punti di vista, non sugli omicidi, perché sono stati fatti passi avanti in negativo. Per quanto riguarda poi, su questo cederei la parola a Sandè, perché è più titolata di me a parlarne, non perché non possa farlo io, ma perché preferisco dare la voce a chi con noi ha organizzato questa manifestazione ed è in piazza con noi. Siamo qui a manifestare innanzitutto perché contro quello che è la violenza continua che colpisce le persone transessuali e transgender nel mondo. Quest'anno siamo arrivati a 369 persone, 50 in più dell'anno precedente. E ogni anno, se guardiamo, l'asticella è sempre in rialzo. Quindi questa è una drammatica realtà che le persone transessuali e transgender vivono nel mondo. Siamo qui a ricordare tutte le vittime di quest'anno, appunto 369 vittime, e ricordandole non con una tristezza, ma con ancora un punto di orgoglio di essere presenti qui, ad essere partecipi alla vita, perché noi esistiamo e viviamo la vita come tutti. Quindi non è una commemorazione di tristezza, ma è una commemorazione di allegria, di fiducia nella vita, che tutto potrà andare nel miglior dei modi, malgrado tutto quello che il governo comunque sta facendo contro le minoranze. E siamo qui a manifestare insieme anche alle donne. Manifestiamo per le donne che sono vittime di violenza tutti gli anni, questo femminicidio, questo stillicidio di donne continuo che qui in Italia sta avendo delle punte veramente da far paura. E questo, se non è, siamo noi a ricordare, noi donne, noi femmine, transessuali, transgender, accanto a tutte le donne che subiscono violenza, ecco, sarebbe veramente un non essere partecipi alla vita. Invece noi siamo qui a manifestare per le persone transessuali, ma anche per le persone transgender e per tutte le donne che sono vittime di femminicidio.
È importante perché è un appuntamento in cui si ricordano delle vittime e si pone al centro il tema dei diritti. Io dico sempre che essere qui con la fascia a rappresentare la città significa che questa città storicamente, oggi e domani, continuerà a battersi per i diritti, soprattutto in questo periodo storico. Io ho sempre detto e continuo a sostenere, anche insomma alla luce del fatto che questa città ha fatto le prime trascrizioni, ha fatto la storia tante volte in tema di diritti, che battersi per il diritto di qualcuno significa battersi per il diritto dell'intera comunità. Quindi per quanto riguarda la città di Torino, noi continueremo per la nostra strada, andremo avanti e speriamo di poter essere pionieri anche su altre cose che riguardano i diritti.